energetica nazionale è stata presentata una relazione. Qual è la situazione più che altro dal punto di vista non solo energetica nazionale, ma anche quella che è la provvisione vostra futura nei prossimi mesi? Noi ieri abbiamo presentato una relazione al Parlamento sulle conseguenze della guerra che la Russia ha scatenato in Ucraina nel settore energetico del nostro paese. Ma abbiamo già presentato una relazione sulla sicurezza energetica al Parlamento il 13 di gennaio, cioè 40 giorni prima dell'invasione, e già in quella relazione avevamo detto che bisognava ridurre la nostra dipendenza dall'estero, soprattutto dalla Russia, e che dovevamo quindi aumentare la produzione nazionale e diversificare le fonti di approvvigionamento e tanto altro ancora. Questa relazione ulteriore è dedicata proprio alle conseguenze della guerra della Russia in Ucraina e quindi alla possibilità che il nostro paese ha in tempi brevi di ridurre e anche, come dire, di fare a meno del gas russo, di cancellare questa dipendenza dal gas russo. Come può farlo? E nel riferire questo al Parlamento abbiamo dato degli elementi importanti, noi riteniamo, e anche di rassicurazione sul fatto che l'Italia può affrancarsi dal gas russo e in generale dalle fonti energetiche russe, grazie anche al suo sistema produttivo, alle attività che possono svolgere le proprie imprese, e nel farlo ovviamente noi potremo trovare un ruolo importante e significativo nella geopolitica europea e mediterranea. Per quanto riguarda la situazione, Polonia e Bulgaria, l'approvvigionamento in questo momento è fermo. Se per quanto riguarda l'Italia dovesse accadere anche in tempi brevi, c'è una possibilità di subito di intervenire o meno? Innanzitutto l'Italia per la Russia in questo campo è un partner fondamentale, cioè non è facile per la Russia fare quello che ha fatto nei confronti della Polonia e della Bulgaria, perché le conseguenze sulla Russia sarebbero estremamente gravi. Perché l'Italia, come la Germania, importa molto gas dalla Russia e quindi paga questo gas dalla Russia. Detto questo, noi dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo nel più breve tempo possibile affrancarci dal gas russo e delle altre prodotti energetici che la Russia, petrolio piuttosto che carbone, vende ancora nel nostro paese. Dobbiamo farlo in fretta e possiamo farlo. Nella nostra relazione al Parlamento abbiamo dimostrato che vi sono le condizioni per cui il Paese possa affrancarsi dal gas russo, possa aumentare nella produzione nazionale, possa diversificare le sue fonti, soprattutto rifornendo soprattutto dal continente africano e non soltanto, e che se lo fa con gli strumenti che ovviamente deve predisporre il Governo e il Parlamento, alla fine di questa transizione potremmo trovarne anche giovamento, perché potremmo svolgere un ruolo fondamentale come hub del gas e quindi di rifornimento nel Mediterraneo e nei confronti degli altri partner europei, perché il sistema dei gasdotti italiani collegato agli eventuali nuovi rigassificatori ci consente di svolgere un ruolo da protagonista, tanto più se tutta l'Europa dovrà liberarsi a breve dalla dipendenza dalla Russia. Per farlo necessariamente dovrà avere la possibilità di rifornirsi dal sud del mondo, e l'Italia è il ponte tra l'Europa, l'Africa e il grande Medio Oriente. Questo ruolo secondo noi può essere svolto, bisogna averne la consapevolezza e bisogna predisporre al più presto tutti gli strumenti legislativi e operativi anche industriali per raggiungere l'obiettivo.